Salve signore e signori, buonasera, io mi chiamo Nardi Leonardo e oggi siamo qui al Palasport di Montespertoli per il primo Memorial Resti, un'esibizione di pugilato organizzato dal Team Lovely, da Pino Nicastro e dalla Sempre Avanti Firenze. Oggi ci troviamo qui, come dicevo, a onorare un personaggio, un pugile dilettante fiorentino, Aresti, detto il Tenaglia. Una serata ricca veramente di tanti incontri, abbiamo 10 dilettanti e alla fine 2 incontri professionistici. Ci saranno la prima fase di incontri dilettanti di ragazzi molto giovani, una media di 16-17 anni, quasi tutti al debutto, per poi passare anche a ragazzi di un'età più avanzata, che hanno già 20-30 incontri da dilettanti, fra l'altro abbiamo un campione regionale, un vice campione italiano, insomma ce ne abbiamo un po' per tutti i gusti. Poi alla fine concluderemo la serata con 2 incontri professionistici che vedranno un pugile fiorentino che oggi sarà al suo debutto nei pesi piuma, ci sarà un pugile qui vicino di Lastrassigna, infatti soprannominato il Lastrigiano, Giacomo Mazzoni, che ha imbattuto 5 match, 5 vittorie e che oggi affronteranno 2 pugili molto esperti provenienti dall'Ungheria. E come dicevo, Giacomo è già al 5° match con 5 vittorie, si sta preparando per la scalata a quello che poi lui pensa il prossimo anno arrivare a fare anche il titolo del campionato italiano. Bene, grazie per il momento, vi voglio presentare piano piano un po' di questi atleti e li intervisterò per voi, così li conoscerete meglio. Grazie. Bene, ringraziamo il Leonardi, ora sentiamo la sua presentazione. Bene, abbiamo sentito il Leonardi, Leonardo Nardi, che ha presentato i ragazzi ed ora abbiamo così il secondo incontro della serata, primo Memorial Aresti e una bellissima riunione organizzata dal Mazzoni con l'aiuto, insomma, con questa organizzazione, con il Pietro Nicastri e la Lovely. Una bellissima manifestazione, dicevo, in quanto c'è molta gente, ben organizzata, e diciamo che quello che si è visto in questa riunione molti incontri, di cui 2 che sono professionisti, e Mazzoni, che sarebbe il fratello di Christian, che disputerà così e si sta preparando per il campionato italiano, insomma vorrebbe arrivare al campionato italiano. Intanto vediamo Lepei e Corazzi nella prima ripresa. Una prima ripresa molto importante, molto caparbia, ognuno deve mostrare all'altro chi è, la prima volta che si incontrano, sono tutti e due pronti per poter portare la loro autorità sul quadrato. Lepei al centro del ring cerca di tenere
e mostrare a Corazzi che il suo valore è più alto. In questo momento si vede anche un attacco abbastanza discreto da parte del Lepei, viene ripreso per la mano aperta, ma comunque boxa molto bene. Un ragazzo preparato in palestra e suo fratello sempre avanti Firenze, e anche lui questa sera farà un altro incontro. Il Corazzi è della Calenzano Box e sta difendendosi molto bene, leggermente più basso, ha una lunga un pochettino più corto, perciò deve stare a corta distanza cercando di attaccare. Sono al limite dei 64 kg, terza categoria, tre riprese, 3 minuti ciascuno. Lepei continua a infilare qualche colpo e un po' sui guantoni, un po' sul bersaglio, riesce a toccare il Corazzi, che in questo momento arretra verso le corde, mentre però ogni tanto reagisce e bruscamente infila anche lui qualche colpo. Ma il Lepei è leggermente superiore come fisico e un po' come dinamica. Sentiamo un po' di brusio e un po' di silenzio perché stanno attenti a questo match che si sta consumando, e finisce così la prima ripresa. Una prima ripresa che ha avuto veramente molta dinamica, e la prima ripresa è un po' quella che apre a tutti e due i confronti. Tutti e due si vedono per la prima volta. Il Lepei è della sempre avanti Firenze, e diciamo così ha due sconfitte in cerca della prima vittoria, è molto fiducioso. Così, da qualche recensione che leggo, il Corazzi ha una sconfitta, è allenato da Ivano Biagi e molto probabilmente vorrà rifarsi insomma di quello che è la sua piccola carriera, però è importante, come diceva un allenatore, questi ragazzi hanno già vinto al momento in cui salgono sul ring, e poi vinca il migliore, insomma, perché ci vuole coraggio di sfidarsi, ci vuole coraggio per entrare in colluttazione. La box tutti la vedono come uno sport molto minaccioso, ma in fondo è misurarsi nel colpire determinati punti del corpo, e lì si tira fuori il classico punteggio per poi vincere il match. I giudici, l'arbitro sul quadrato, quelli che sono a bordo ring, danno il loro consenso. Vedendo, abbiamo il Corazzi che attacca, ancora il Lepei che infila dei colpi sul Corazzi. Corazzi non si risparmia, è un generoso, è molto attivo, non è un incontro da abbracciarsi, e infatti li vediamo tutti e due entrare sempre in colluttazione, generosi nel portare colpi, generosi perché sono giovani e hanno molte energie da spendere. Sicuramente in un match da professionisti bisogna cercare di misurare un pochettino di più per poter poi mantenere il numero delle riprese. Corazzi sempre attivo, Lepei infila dei buoni colpi, non gli viene ripreso ancora una volta. Non tenere la mano aperta, tende a tenere giù le mani, ma riesce a difendersi abbastanza bene. Il match si
siamo alla seconda ripresa, ormai è quasi finita anche la seconda ripresa, questi ragazzi hanno fatto un bel confronto, anzi stanno facendo, vediamo come si... Il Corazzi è leggermente un po' più provato, Lepei infatti ha richiamato, Moscatelli ha richiamato il Corazzi e lo ha contato, ha segnalato la scorrettezza dei guanti aperti. Lepei continua ad attaccare, finisce la seconda ripresa. Una seconda ripresa direi a favore di Lepei, non dovrei essere di parte, però insomma, guardando dico che qualche colpo in più Lepei l'ha portato e si è anche visto, insomma, le evidenze non si possono discutere. Vediamo tanto la gradinata di questo palazzetto dello sport di Montesperto, è una grande soddisfazione vedere molta gente, specialmente intorno a un ring. Una volta queste riprese, che erano di professionisti, misuravano 5.000, 4.000 persone, 3.000, insomma, bisognerà ritornare a quei livelli se sarà possibile, per vedere ancora qualche bel incontro, ricordarsi anche qualche buon pugile che non esistono più, o perlomeno pochi. Ora vediamo queste prossime Olimpiadi cosa viene fuori, se c'è qualche ragazzo che entrerà nelle nostre ottiche. Intanto seguiamo questa terza ripresa, ultima per questo incontro. Il Lepei che continua ad attaccare molto profondamente, porta 1-2, sempre 1-2 dei bei ganci, è molto ancora mani aperte, comunque è molto robusto, ha un bel pugno, un pugno molto forte. Il Corazzi della Calenzano Box si difende, ecco qua, questo colpo lo conta subito il Moscatelli, gli dà lo spazio di riprendere un attimo fiato, pronto un'altra volta, sì. E Lepei, dicevo, ha un bel pugno, sì. Ancora un altro diretto, ormai ha sentito già il primo, il Mazzoni dice spingi, vai avanti che è il momento, non aprire la mano. Il Moscatelli su Lepei, ancora il Lepei, ora gli dice dai un jab, dai col jab. Il Mazzoni suggerisce, non dovrebbe, perché non è che è vietato, ma perlomeno, ecco qua, diritto, vai, tum, eccolo, è stato colpito un'altra volta, viene contato, vedi che ha abbassato la testa il Corazzi. E sospende l'incontro il Moscatelli, ormai eravamo quasi in fondo, vabbè, per sicurezza viene dichiarato KO tecnico, per l'incolumità più che altro del ragazzo, anche perché a volte ci sono situazioni che poi possono aggravarsi. Il Moscatelli, che è un veterano del quadrato, sa quello che deve fare per l'incolumità di questi ragazzi, per non incorrere più in quegli incontri dove la mostruosità della violenza faceva da padrona sul ring, dove volevano vedere la sofferenza. Invece qua lo sport vuole vedere la dinamica del pugno di questi ragazzi, della tecnica. È molto più importante la tecnica, un colpo portato al corpo e al bersaglio. Ora vediamo come verrà valutato l'incontro, ma logicamente ha vinto Lepei per KO tecnico.
Ora sentiamo cosa ha da dirci il nostro speaker, che chiediamo lo speaker, tanto un saluto da parte nostra. Secondo minuto nella terza ripresa. Adrian Lippei vince questo confronto da poco. Bene, allora siamo giunti alla fine, è stata una riunione bellissima e ho qui accanto a me l'artefice, insomma colui che ha poi organizzato questo evento, Cristiano Mazzoni, quindi voglio scambiare due parole con lui giusto per chiudere questo nostro appuntamento. Cristiano, da sportivo è stata una riunione bellissima, hai altro da aggiungere? No, sinceramente ne ho organizzate tante, ma questa... È venuta bene perché c'è stata affluenza di pubblico, hanno risposto alla grande, i match secondo me l'abbinamento era interessante perché anche sul fronte dilettantistico i ragazzi si diciamo partivano con un 50%, quindi sono stati tutti match combattuti dal primo al decimo. Poi il professionista, peccato per la ferita dell'avversario di Scalia, comunque così ha conosciuto il professionismo, che non è sempre facile l'approccio, quindi ora lo conosce. Poi il match di mio fratello Giacomo, sono contento perché anche l'avversario, pur essendo un collaudatore, ha calcato i ring italiani anche diverse volte, però sa fare il pugilato. Mio fratello è partito un po' contratto, però poi ha risolto il match a suo favore, indubbiamente. Che dire, ringrazio tutti, ringrazio i collaboratori, dal primo all'ultimo i miei atleti, e un grazie anche al pubblico che ha risposto all'evento con folklore, con interessamento, con sportività, perché non ho sentito un fischio a fine serata. Sono molto soddisfatto, rimarrà nei nostri ricordi una buonissima, una bellissima serata. Bene, allora questo era il Cristiano Mazzoni organizzatore, ufficiale, passiamo al Cristiano Mazzoni maestro. Due parole dai sul match di Giacomo, che no, insomma ho trovato veramente bello. L'ho detto prima, ho fatto un sunto generale. Bene, anche ma prospettive ora in futuro? Prospettive nulla, si rilavora in palestra, secondo me sono stati fatti degli errori, quindi tante volte quando non si risponde al meglio può essere anche positivo per lavorare poi in palestra. Si vuole il titolo sempre, non è cambiato nulla, e a giugno si affronterà un avversario titolato, quindi sarà una battaglia, e questo è servito a arrivare a questo match sicuramente più pronti, anche se con qualche sbaglio. Bene, allora io per chiudere, la gente ha bisogno del pugilato, ha bisogno dei bei match, ha bisogno di sano sport come il pugilato, e quindi insomma persone come Cristiano possono fare altro che bene a questo movimento pugilistico, specialmente in Toscana. No, è la verità. È la verità, a parte per l'amicizia e tutto, ma è la verità, perché abbiamo visto anche oggi un palazzetto dello sport pieno, insomma, in una domenica, voglio dire, uno poteva andare anche da altre parti, quindi questa è una cosa bella, ti fa onore. Quindi io ti ringrazio, spero ci sia un futuro e ci rivedremo sicuramente in futuro. Grazie a tutti. Grazie.